Bella ragazzi, rieccoci qui. In fretta, dottore. Ci sto provando, signore, ma i rifugiati da curare sono molti. Abbiamo una stima di quanti ce ne siano a bordo? Credo fra 350 e 400. Presto avremo il numero esatto. C'è altro? Sì, signore. La mia richiesta di altri aiuti. Spiacente, Doc. Dovrei accontentarti di quello che hai. Quando raggiungeremo la Titan, ci daranno una mano. Agli ordini. Signore, so che c'è del malcontento per via di questi rifugiati cinesi, ma per quanto mi riguarda è stata la decisione giusta. Grazie, tenente. Secondo me ci sarà parecchia merda per averli aiutati. Ci attaccano i cinesi imbracciando in voltini primavera. E bombe al sushi. Parlavi nel sonno. Brutto sogno. Cambio di turno tra 10 minuti. Sono in piedi da 2 ore. Come fai a dormire dopo quello che è successo? Dentro un forno. La vita va avanti, stronzo, ecco come faccio a dormire. In questa fottutissima nave manca l'aria. Ah, senti, è passato Irish. Non ha osato svegliarti. Ci credo. Meglio dormire quel poco che si può. Che si vede, Rick? Ciao, bello. Qui è a posto. Aspetta un attimo. Navigazione, link satellitare, radar. Trova Irish. Aria condizionata. Bene. Cosa stavi dicendo? Dimmi che non dobbiamo occuparci noi di navigazione, sonar e condizionamento. Questo è l'elenco. Almeno abbiamo i motori. Si è lodato il diesel. Perché? Non hanno le candele. Per fortuna i motori erano accesi quando è arrivato l'EMP. Non li spengono mai. Oh, ok. È il tempo e binocolo. 100 anni fa avremmo fatto il culo a tutti. Adesso invece siamo ciechi. Fottuti cinesi. Non sappiamo se sono stati cinesi. Scommettia, io ci punto 100 per dopo. Quando raggiungeremo la Titan, lo sapremo di sicuro. Dove sei? Oddio. Comunque per ora mi sta facendo un casino. Bene, l'attacco EMP ci ha regalato tante sorprese. Sergente, la giornata è ancora lunga. Trevor, porta i tuoi ragazzi ai generatori a L4. I sistemi idraulici sono bloccati. Controlla gli innesti principali e verifica che gli scarichi siano liberi, ok? Poi dobbiamo riattivare condizionamento d'aria e filtraggio. Squadra energia, la palla passa a voi. Iniziate dalle sezioni B4 e D9. Vedete cosa si può fare. Beh, tanto stiamo per rompere i cazzi loro di altre cose. Ciao, bello. Attenzione! Preparati per l'incontro con la USS Titan tra 25 minuti. Ripeto, preparati per l'incontro con la USS Titan. Metti la museruola, Irish. Voi buffoni avete portato a bordo l'intera città. La nave è diventata il rifugio di gente che non dovrebbe essere qui. Sono il nemico. Magari si fanno. Immagino che presto sarà un problema della Titan. Così te ne potrai lavare le mani. Attenzione! L'infermeria ha segnato una carenza di sangue. Ci sono molti rifugiati. Figo sta effetto delle luci. L'infermeria è laggiù. Poco fa suo marito parlava. Ma il trauma cranico è più grave del previsto. Sti cazzi. Ehi, lei non può entrare. Sta qui. Scherzando, c'è mio marito là dentro. Spiacente. Avanti. Chi comanda qui dentro? Si allontani, per favore. È dei nostri, fatela passare. Ma io non mi fido di questa carrettina. Serve un attacco per escludere emorragie cerebrali. Non si può fare. L'impulso EMP ha mandato tutto in tilt. Guardi, vogliamo raggiungere l'USS Titan e usare la loro strumentazione. Le assicuro che avrò la massima cura di suo marito. Ho studiato medicina, starò con lui. Bene, mi farà comodo. Ah, è ancora incosciente. Irish ti cercava. Deve essere al ponte veicoli. Avete già fatto pace? Eh certo.
Vado a venire qua. Se l'ammiraglio Chang vuole attaccarci, può farlo quando vuole. Saremo morti ancora prima di accorgercene. Spero non sia brutta come sembra. È troppo tranquilla la situazione, ve lo dico io. Succederà qualcosa. Quando saremo alla Titan lo scopriremo. Attenzione! La centrale di controllo danni richiede che tutte le attrezzature elettroniche personali funzionanti vengano immediatamente consegnate. Apro io. Irish è un bravo uomo. Ci ficca sempre in guai come questo. Non so, forse dovrei dire qualcosa. Sì, è una barzelletta. Non bisognerebbe mai contestare l'operato del proprio leader. Nuoce alla coesione di squadra. D'altro canto, deve esserci un minimo di libertà di opinione, no? Vuoi che ne sappia io? A dirla tutta, eri tu a dover decidere, non Irish. Ehi, Irish! Fuck! Il nigga! Bella mela, dammela a me. Come va? Tieni. Ci sono 396 superstiti, per lo più donne e bambini. Niente male, eh? Già. Ehi, e dai, cazzo, quei poveracci ti sembrano nemici? No, certo che no. Ma non eri tu a dover decidere, c'era Wrecker al comando. Che due palle, Pac. Vedete di andare a fanculo tu e i tuoi protocolli del cazzo. Sai che ti dico? Parliamone di sopra, in caso ne risponderò a Garrison. No, non tu, il caposquadra. Lo faccio io la spesa. In condizioni ottimali, questa nave avrebbe difficoltà ad accogliere 400 rifugiati. Pazienza se Garrison è incazzato. La cosa giusta da fare. Devi lavorare sui tuoi modi, Irish. Questo. Che vi dicevo? Saliamo di sopra! Che cazzo sta succedendo? Ehi ragazzi! Largo gente, fate strada! Porco mondo! Porca miseria! Guardate! Io non ci credo! Per la miseria! Bel casino! Quanti cadaveri! Tombstone! Cazzo, che cazzo è Tombstone? Sergente Wrecker, raduna i tuoi, con me! La seguo, signore! Forza, Wrecker! Cinesi! Chinese! Cinesi! Minchia! Durante i detriti, no, è troppo bello sto gioco. Vi ripeto che è al medio, di dettaglio. Medio-basso. Ed è una bomba. Che succede? Alla Titan resta poco tempo. Qualcuno deve salire a bordo prima che finisca in fondo al mare. Le variabili in gioco sono molte. Non sappiamo chi ha attaccato né se tornerà. Non devono esserci sorprese. Tombstone non la deluderà. Sergente, metto l'agente Kovic al comando. I suoi ordini saranno i miei ordini. Se posso permettermi... È tutto. Ma capitano, non c'è altro da aggiungere. Irish, seguirai gli ordini. Farò spazio per i superstiti. La Valkyrie si disporrà in assetto da difesa un chilometro a est della Titan. Agente Kovic, aggiorna la squadra. Cercheremo informazioni e superstiti. Preparatevi, armi e respiratori. Fico. Allora, vabbè, arma da fianco. Fucili a pompa. D'assalto, ma porco mondo, prendo questo. Ah, posso prendere solo una. Proviamo questa, dai. Armi e respiratori, poi. Questo vorrei prendere, però sono un po'. Ho fatto preparare una rip, forza! Squadra tutto fare, Oscar Mai. E dai, Irish. Irish, ti rompono un po' troppo il cazzo, eh. Ok che sei il nero ufficiale del gruppo, ma resto potremmo Marine, anche tagliarti fuori, tempo se, non è se dalla vogliamo. Nostra. Sergente Wrecker, ai comandi. Figo!
guido io, quindi. Non guardarmi così, però. Non abbiamo idea di cosa sta succedendo, Maria. Ma questa è l'occasione per vedere di fare chiarezza. Niente cazzate. E vi ripeto, ho capito che non lo medio. Il vantaggio della Valchiri dipende da noi. Qui non è in gioco solo la Valchiri, figlioli. Guardala, stavo per esserci assegnato. Abbiamo un'idea di quanto manchi prima che coli a picco. Abbiamo fretta. Sto amando sto gioco. Cosa cerchiamo esattamente, agente? La Titan è una nave bella grande. Siediti e goditi il viaggio. Hai le informazioni sul posto. Ci stai guidando verso l'ignoto, che c'è da godersi? Dai, andiamo. Sei qui per fare un lavoro. Quello che dà gli ordini sono io, chiaro? Sì, signore! Accento coglione! Cosa hai detto, Marin? Niente, mi sto solo godendo il viaggio. Non vedo nessuno! Dove cazzo è l'equipaggio? Porca miseria, in barca acqua! Credici, fratellino, qualcuno l'ha fatta fuori. Novi, signore, dove possiamo andare? Come facciamo a entrare? Intorno, facciamo il giro. Sì, cerchiamo una falla. Ma perché sono diventati così di questo colore? Vabbè, sto gioco più o meno a bug. Minchia. Oh, adesso vado a mezzo. Là, un foro nella barca. Ho già visto danni simili. Missili antinave cinesi. Forza, Wrecker, vai! Cosa? Ci sono, ma devo entrare? Ascoltate, okay. La Titan era fuori dalla portata dell'EM-15. Ha raccolto diverse ore di dati. Tutte cose che non abbiamo mai visto. E per questo sarà meglio sbrigarsi. Una manina. Muoviamo. Oh, ecco. Grande. Oh, merda. Kovic, sai come uscire da qui se questo affare si ribalta? Prima o poi scivolerà dalla scogliera. Quando succederà, dovremo essere lontani con il registro di viaggio. Non è un granché come via di fuga, eh? Occhio a come ci muoviamo. Siamo sul ponte C, diretti verso la centrale di controllo d'aria, portello G46. Da lì si arriva a un passaggio che porta fino in fondo. Ma allora sono... dove si trova? Cadaveri. Da quella parte, avanti. Qui la cosa mi puzza. Cosa potete recuperare da un registro di viaggio? Contiene un sacco di dati. Rotta della nave, transponder, registri radar, messaggi in entrata e in uscita. Quel registro racchiude tutte le istruzioni inviate dal comando dopo che la Valchiria... Ecco il portello. Wrecker l'ha trovato. Ti do una mano io. Anche lui, dai. Aprite! Tutti mi diano una mano. Dobbiamo scendere laggiù. Sai nuotare, Marie. Vero? Arriviamo al ponte centrale e raggiungiamo il livello del mare, ok? Tutti pronti. Con respiratore. Ecco qua, c'è il respiratore. Avete sentito il coglione? Saltiamo. Coglione, non ti sta simpatico, vero? Sotto qua ci siamo dei nemici. Sì, qua altrimenti farebbe tenere l'arma, poveracci. Infogati. Più veloce. Più veloce. Che strumore. Mi cagano i puzzolenti. Non lasciatemi solo in mezzo a questa merda.
fuoco sott'acqua è incredibile. Ecco. Sali. Scorreggione, sali. Che cazzo è scritto? No, spazio. Sto premendo, Ehi, ascoltate. Superstiti. Forse è solo un suono meccanico. Andiamo, l'acqua sta salendo. Siamo tutti pronti? Pronti ad andare. Andiamo. Vicino. Il muro è qui sotto. Vediamolo sopra. Signore, sembra un SOS. Forse c'è qualcuno intrappolato. Non puoi saperlo, sergente. Che cosa è successo alla ricerca di informazioni e superbi? Non è né il momento né il luogo. Chiaro, sergente? Decine di migliaia di vite dipendono da lui. Non solo questa manciata. Anche poche vite, conta. Muoviti. Non è un suono meccanico. C'è qualcuno. Pronti? Ho l'arma figa, tanto. La sala motore. Cavolo. Tutto il ponte è allagato. Merda, credo che l'acqua stia salendo. Oltre per la porta. Dentro, presto. Qua giù! Qua giù! Molinaio! Si sta alzando! Aiutateci, questa è l'unica uscita! Tranquilli, vi tireremo fuori! Spostati, Mary. Cazzo. Cosa mi dici che Molinaio? Aiutateci! Dai, avete mitra tutto, dai! Da fare. Andiamo via. Col cazzo! Non esista che li mollo qui! Senti, anche con una fiamma ossidrica ci vorrebbe troppo. Tutto quello che riusciremo a salvare sarebbero solo dei cadaveri. Ce ne andiamo, è un ordine. Hai sentito, Garrison? Vaffanculo, tenete duro, soldati! Vai, no! Dammi. E dai, Irish, calmati! Mi dispiace, andiamo, via, via! Brutto bastardo, questa me la paga. È fottuto. Wrecker, dai, andiamo. Ci hanno chiuso qui! Non voglio morire qui dentro! Chi è stato? Ci hanno rinchiusi e lasciati qui! Non so perché! Poveracci! Colpiscono la nave con un missile. E poi la porta. Non mi tocca. Andiamo avanti. Ehi, non voglio morire qui! No! Per favore! Ditelo a mia madre! Dovete dirlo a mia madre! Non posso morire così! Non potete lasciarmi a morire così! Ragazzone, ci sono. Mi dispiace. Porca monca. Cerchiamo di sbrigarci. Tra un paio di minuti la nave affonderà. È entrato allora. L'hai trovato, Wrecker? Disco rigido. Adesso ce ne andiamo da questo cazzo di rottame. Era ora, cazzo. Torniamo alla Valchiria. C'è gente. C'è gente. Al tuo segnale, Rec. Bene, andiamoci dentro. Cazzarola. Cinese. Crepa, stronzo. Che arma è, lo schifo. Non vi dico il culo di questa arma. Mi muovo! Che gran colpo, Rec! Lo so. Cali, qual è la via d'uscita più veloce? Dritto avanti a noi! Fuori dai piedi, bastardi! Cazzo. Bravi, perché non scappate? Al riparo! Guarda, un confetto. Tanto la nave è già distrutta, quindi che mi frega. Via, via! Via di qui, di presto! Distruggerò ancora, non me la frega niente. Finiamo di affondare, mi sa. Vai. Ah, porca di quella! Porca di quella! Ma questi stronzi lo sparano! Che pensi? Una troia! Ma
ascolta. Dai, Nora! Vieni! Forza! Dobbiamo saltare! Andiamo! Fuck! Abbiamo un contatto! Allora, cambiamo arma. Questo mi fa schifo. Manteniamo la calma! Schiacciato! Attenzione! Nemici in avvicinamento! Granata, crap! Madonna mia! Sono bravi però, eh! Ma che cazzo è che mi spara? Cioè il fuoco arriva da questa parte! Non vedo un cazzo! Ma che cazzo! Ma sta me forza! Cioè non lo becco! Oh, finalmente! Altri? Fanculo, scappo! Il dietreggiano, andiamo! Questo lo sono amici! Anche stai attento! Colpi nemici, giù la testa! Crap, crap! Crap, 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 crap! Andiamo, che cazzo me la frega! Invece di così non può andare. Davanti! Andiamo, la Valchiria è nei casini! Prendo io il controllo, non ditemelo. Questo sì. Palla partire, porta cercata! Accogliatore in arrivo! Bel colpo! Forza! Ci siamo ancora! Forza Reckon! Forza! Oh, ho sbloccato l'M4! Dati. Ah, io devo guidare! Ah, vi ne arrivo! Anzi, barchette di merda! Quelle di carta che facevate a scuola, avete presente? Cioè sto già sbloccando un casino di armi. Si fanno un sacco di punti qua, distruggono le barchette. C'è qualcuno che mi spara? Ok. Fuori dai coglioni! Fuori dai baroni! Forza, forza, più veloce! Aspetta. Bel colpo!
C'è un elicottero. Forzati alla banchina, Decker. I cinesi cercano di abbordarla. Charles, elicottero nemico. Quel bastardo ci prende di mira. Perché è andato sott'acqua? Cazzo, non riesce... Non riesco a beccare. L'elicottero fa il giro. Tanto ci ho distrutto. Bello fumato. Oh. Stavo anticipando il ponte d'accesso è aperto. Ma cosa combina, Garrison? Non è colpa di Garrison. Entriamo, presto. Non c'è nessuno? No. Porta il ponte d'accesso è aperto. Bastardi, hanno chiuso il cancello! Occhi aperti. Oh. Stanno invadendo! Grande, Recker, è a terra! Avanti, dobbiamo arrivare da Garrison. Quanti cazzo sono? Cinesi si stanno moltiplicando! Tombstone! Sono sulla nave! Vogliono ammazzarci tutti! Dov'è Garrison? Il ponte di comando non dà segnali da 10 minuti. Le forze di Chang avranno tagliato le linee. Maledizione, che ne è stato delle persone insieme a Garrison? L'uomo e la donna. Quali uomo e donna? La coppia di cinesi. Di cinesi, aspettate perché... Oh, questo qua. La nave è piena di cinesi. Cazzo. Dobbiamo raggiungere il ponte. Ora. È una figata questo metro. Andiamo, stronzi. Ponte di comando. Fai strada, raga. Vado a questo. Attenzione, ragazzi. Non è facile distinguere i nemici. Certo che è facile. I nostri ragazzi non hanno gli occhi a mandorla. Ecco perché. È facile. Grazie. Non basta sparare al pilota. Vediamo qui che c'ho. Guardate che belle cose. Allora. Ma io direi questo. Occhio all'elicottero. Vabbè, qui c'è. Bersaglio davanti. Elicottero mio. Ah, non si è fermato. Dobbiamo trovare Garrison. Puliamo l'aria! Tono bello, un bel confetto. Nessuno, non ne ammazzo manco uno. Grazie, sono amore. Amici non sparano un colpo, qualcuno me lo può spiegare? Perché è veramente un'intelligenza artificiale di merda, eh. Li abbiamo dietro e loro non sparano un colpo. Boh. Americani. Apri Decker! Certo! Anna è nei guai! Sfondatela! Dai, back! Se l'è cavata. Ce la fai? Cavolo! Mi
forza! Però se la cava. Lui dove? Garrison l'ha trasferito. Cosa? Senza di te? Sai che non mi dà mai retta. Che dovevo fare? Picchiarlo? Sono rimasta qui in difesa. Chiama il ponte di comando e chiedi a Garrison dove l'ha mandato. A te darà ascolto. Cazzo, Anna, il ponte di comando è isolato. Vattene da qui. Tombstone, andiamo. Ti seguo. C'è una continua sorpresa, Anna. Quando vedete che fa uno scatto vuol dire che sta salvando il gioco. Occhi aperti. Cribbio. Al riparo! Andiamo a raggiungere il posto. Andiamo in spalle, adesso! Anna, riparati! Sparalo! Cazzo! Questo perché mi piace buttarmi in mezzo all'altro, vaffanculo. Figo, sono abituato con l'RPG. Pensavo sempre in Battlefield 3. Merda, mancato il punto, soffio. In attesa dei bersagli. Ingaggio, state in attesa. Ah. Ok, guardano loro. Uccisione di sparo. La prua è libera! Poppa libera! Poppa libera! Boobs libere! Che si fa? Kovic! Come sta? Lo vedo morente. Ha messo male. Dentro c'è tutto. Prendi. Garrison dai codici. Chang. Chang vi darà la caccia. Sarete al centro di tutto. Lui deve vivere. Marin, dite a Garrison di fidarsi di lei. Grazie. Racker. Dimmi. Sei al comando. Mi... Vai! Mi passano tutti il comando. Prima ne è morto uno, adesso muore questo. Vado avanti io. Diventerò presidente, mi sa. Che facciamo? Cerchiamo Garrison in plancia. Che dobbiamo fare?
Sei di nuovo al comando? Sono io il capo. Il capo muto. No, allora adesso mi spiegate seriamente cosa è successo. Io stavo salendo le scale e sono morto. Perché è questo che è successo. Stavo salendo le scale. Merda. No, meglio lasciarlo salire. Non voglio rischiare la vita. Ecco. Si può morire anche salendo una scala dietro un compagno. Non so. Libero! Libero! Capitano Garrison, la plancia è libera. Sta bene? È stabile. Dov'è finito Kovic? Non ce l'ha fatta. Porca puttana. Grazie a Tombstone, la Valkyrie galleggia ancora. Però è conciata piuttosto male. Siamo lontani da casa, gente. In acque nemiche. E il peggio deve ancora arrivare. Quindi sono felice di avervi a bordo. Sergente, voglio un rapporto tra 15 minuti. Tombstone è tuo. Urrà! Aspettate, ragazzi.